Vedete che i cavalli si avvicinano, hanno preso il vecchio percorso perché le piogge probabilmente hanno reso poco praticabile il sentiero normalmente usato per questo tipo di partenza. Va dunque in partenza la quinta corsa di Palermo. Quinta corsa di Palermo è il centrale, 5 cavalli al via, 4 al nastro dei 2020 metri, 1 a quello dei 2040, favori al gioco per il numero 1 Sponghi e Bobo Griff. Andiamo dunque alla giravolta, fase molto delicata e probabilmente determinante ai fini del risultato. Si parte, prova a Sponghi e Bobo Griff a lanciarsi in maniera veloce dalla corda, ma la manovra è un po' pericolosa, il cavallo sbaglia ma viene rimesso al volo da Natale Cintura, che può sistemarsi terzo, mentre in avanti Salice del Rum mena la danza nei confronti di Sunnyside, Sponghi e Bobo Griff come già detto in terza posizione, poi in quarta posizione Sorrisa ed in coda Salsa i Merenghi. La fase di lancio, ha detto Salice del Rum, è una fase di lancio, come dicevo, che potrebbe essere determinante, perché adesso Salice del Rum, se dà la sua migliore linea, andarla a battere non sarà facile. Al gioco ha chiuso favorito Sponghi e Bobo Griff, ma insomma si tratta di cavalli con quote molto simili, perché Sponghi e Bobo paga 3,18, 3,52 per Salice del Rum, che adesso Mimmo Zanca proverà a calibrare in gara d'avanguardia. Sunnyside ha preso una bella posizione, sicuramente Andrea Buzzitta si giocherà al meglio le sue chance. Prova a venire avanti Sorrisa, ma stavolta rispetto alla volta precedente la sua posizione tattica è molto meno favorevole, e vediamo un po' adesso di capire come sta marciando Salice del Rum, che tutto sommato mantiene una cadenza discreta ma non trascendentale. Sul mio cronometro addirittura ho 1,20 e qualcosina per il primo chilometro, probabilmente l'impressione visiva con Sunnyside che stava staccato ha un po' tradito chi vi parla. Si è andato piano piano nel primo chilometro e adesso Sorrisa prova a venire avanti, ma sicuramente Mimmo Zanca proverà a cambiare registro, però è molto molto efficace l'avanzata di Sorrisa. Salice del Rum dà l'impressione di avere difficoltà a reagire all'affondo davvero incisivo di Gaspare Loverde e della sua Sorrisa, che però si molla di galoppo, era un attacco molto violento, ed adesso è Salsa i Merenghi a farsi avanti, seguita da Sponghi e Bob Griff. Sbaglia anche Sunnyside, il cambio repentino di marcia ha fatto andare in tilt i due cavalli, forse dalla meccanica più fragile, entrambi sono andati a tabellone, così la penalizzata Salsa i Merenghi prova a venire avanti. È venuta bene a questo punto a Sponghi e Bob Griff, che potrebbe nonostante la svista iniziale mettere in campo il suo spunto conclusivo. Sbaglia anche Salice dei Rum, una corsa eliminazione, l'abbiamo visto, è venuta troppo bene a Natale Cintura, e Natale Cintura non è tipo che perdona in questi casi. Sponghi e Bobo Griff netto nei confronti di Salsa i Merenghi, mentre l'impressione è che la scommessa trio vada sostanzialmente deserta, perché gli altri tre cavalli sono tutte e tre a tabellone squalificati. Ha vinto dunque da favorito Sponghi e Bobo Griff, quota di 3,18, Natale Cintura trainer e driver, i colori sono quelli della scuderia Orlandi, quota di 3,19, tempo modesto attorno al 17,5 in una gara tattica che ha visto al secondo posto Salsa i Merenghi, non c'è un terzo arrivato perché gli altri sono squalificati, dunque in numeri 1-6 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo.